Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Questa è la prima edizione di oggi. Zone rosse, weekend di vertici per governo e CTS verso un nuovo DPCM lunedì. Le ipotesi: chiusure mirate, stop a spostamenti tra regioni, fine settimana di riunioni fiume per l'esecutivo. Quindi sabato il premier ha visto ministri e capi delegazione di maggioranza e stamattina, domenica mattina, vedrà le regioni e i comuni. Metterà sul tavolo quindi i dati sulle zone più a rischio, aggiornati nel frattempo dal Comitato Tecnico Scientifico. Il capo del governo sta accelerando, anticipando a lunedì alle 12 il suo intervento in Parlamento per illustrare le nuove misure, in modo da varare un nuovo DPCM in serata. Le misure sul tavolo sono strette nelle città più colpite, nuovi orari per negozi, alt a spostamenti tra regioni. La proposta sulla scuola: c'è la didattica in presenza fino alla seconda media. Le testimonianze dei soccorritori, una chiamata dietro l'altra, è come svuotare il mare con un cucchiaino. Questa cosa fa rabbia, dicono chi non crede appunto alla pandemia. La cosa che ci fa più rabbia è sentire tanta gente che non crede al virus. Noi che giriamo negli ospedali e nelle terapie intensive vediamo tutti i giorni le persone che stanno male. Veronica Archenti è una dei tanti soccorritori volontari dell'Avis Anpas di Cologno Monzese. Negli ultimi giorni, dice, il numero degli interventi in ambulanza è aumentato sempre di più, in particolare nel Basso Varesotto, in Brianza, e nell'area metropolitana di Milano. Lo spiega appunto Luca Puelo, presidente di Anpas, che gestisce oltre il 50% delle ambulanze lombarde. Coronavirus in Francia: calano i contagi, sono 35.000, quindi 10.000 in meno rispetto a 7 giorni fa. In Australia ci sono 0 casi dopo 5 mesi. Le autorità sanitarie d'Oltralpe hanno anche registrato 223 nuovi decessi, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 36.788. Il governo di Gamberra esulta per i risultati ottenuti grazie alle restrizioni imposte in estate nello stato di Victoria e a Melbourne. La Gran Bretagna torna al lockdown nazionale, chiusure fino al 2 dicembre, scuole aperte. Johnson dice: agiamo ora o migliaia di morti. La stretta prevede limitazioni agli spostamenti e la chiusura di tutte le attività non essenziali. Aperte farmacie, supermercati, scuole e università. Stop invece a tutte le attività ricreative e sociali, di alberghi, ristoranti, pub e caffè, salvo che per i servizi di takeaway. Si incentiva lo smart working per tutti quei lavori che lo permettono. I casi sospetti attendono anche 10 giorni per un tampone, e un tampone. In Abruzzo i test sono introvabili, così i pazienti vanno nel panico. Medici di base e direttori delle ASL locali lanciano l'allarme sulla situazione di emergenza in diverse zone. La distribuzione di tamponi era stata calcolata sulla base del numero di contagi, questo lo fanno sapere appunto dalla regione, ma nell'ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, che conta 295.000 abitanti, rispetto al mese di settembre i positivi sono schizzati del 400% e scarseggiano anche i vaccini anti-influenzali. Notizie da Napoli e dalla Campania. Primo policlinico, 100 nuovi posti letto Covid-19. L'azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli ha disposto interventi organizzativi urgenti per accrescere la disponibilità di posti letto utili ai pazienti Covid-19. Sulla base di quanto previsto e disposto appunto dalla unità di crisi regionale emergenza epidemiologica Covid-19, lo fanno sapere dall'AUL, il policlinico si trova nell'improrogabile esigenza di dover realizzare ogni percorso possibile per l'attivazione di posti letto, consapevole dell'emergenza epidemiologica che si sta vivendo in tutto il territorio regionale e quindi anche nazionale. De Magistris dice: lockdown no a misure drastiche, il governo deve immettere liquidità. Si dice preoccupato Luigi De Magistris, e questo sia per i contagi che aumentano, sia per le tensioni sociali, ma arrivare adesso a un lockdown sarebbe una sconfitta. Così il sindaco di Napoli interviene con un'intervista fatta alla Repubblica.
Manifestazione a Rotonda Diaz, poche centinaia di persone contro il lockdown. Sono circa 300 i manifestanti che si sono riuniti intorno alle 21 a Rotonda Diaz per protestare contro le misure restrittive imposte da governo e regione per contrastare appunto la diffusione del coronavirus. A poco più di una settimana dalle manifestazioni più partecipate, quella di venerdì scorso è la più violenta, continuano i momenti di protesta quindi all'interno della città. Di varia provenienza i manifestanti presenti con striscioni e fumogeni. La loro richiesta è chiara, vogliono aiuti da parte delle istituzioni per far fronte alla persistente crisi economica che si aggraverà per effetto delle restrizioni imposte all'economia locale. C'è chi invece non vuole assolutamente che venga confermata l'ipotesi del lockdown. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, 726 nuovi contagi e 3 decessi in Friuli Venezia Giulia. Un nuovo balzo in avanti dei casi nella regione, 221 positivi in più rispetto all'altro ieri. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 726 nuovi contagi a fronte di 6.262 tamponi e ci sono stati anche 3 decessi da Covid-19. Si tratta di una donna di 90 anni di Gemona del Friuli, deceduta in ospedale a Udine, un uomo di 77 anni di San Quirino, morto in ospedale a Pordenone, e infine una 88enne di Trieste, deceduta in una casa di riposo. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Covid chiude la scuola primaria di Basaldella, salgono a 18 i positivi. La disposizione del Dipartimento di Prevenzione in seguito agli esiti dei tamponi eseguiti su 3 classi. Da lunedì 2 novembre sarà attivata la DAD, scuola primaria chiusa quindi da lunedì 2 novembre a Basaldella, in seguito all'esito dei tamponi eseguiti in settimana su 3 classi poste in isolamento che hanno portato all'individuazione di 18 positivi al Covid, 12 alunni e 6 maestre. Domenica 1 novembre, oggi gli alunni delle classi che in questa settimana hanno frequentato regolarmente le lezioni saranno sottoposte al tampone. E poi da lunedì 2 sarà attivato per tutto il plesso scolastico la didattica a distanza, come già comunicato alle famiglie. Raffica di incidenti nella notte sulle strade friulane, auto fuori strada a Pasiano di Pordenone, Sacile, San Lorenzo e Sontino. Quindi questa raffica nella notte scorsa sulle strade friulane di incidenti. Pasiano di Pordenone, come dicevamo, Sacile, San Lorenzo e Sontino. Nel primo caso il conducente di una Mercedes vecchio modello ha perso il controllo in via Bronzette di Pozzo a Pasiano e si è capotato. È riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo. Controllato sul posto dal personale medico, non ha riportato particolari lesioni. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.